Ciao a tutti, il mio nome è Demo93. In questo video vi mostrerò i miei progressi di oggi. Non ho giocato tanto, però alla fine ho fatto qualche partita qua e là. Ho preso un po' di esperienza con la 5, che è ancora stock, però nonostante tutto è rimasto pur sempre un ottimo aeroplano. 5 punti di vita in più, 5 velocità. Boh, lasciamola così per il momento. Che io voglio il motore. Il motore cambierà parecchio. Anche 5 punti vita in più cambiano poco, però 40 velocità in più cambia. Allora, però iniziamo dal 110B, che abbiamo già visto nel tutorial per i cacciapesanti. Adesso lo vediamo in azione. Si è già visto già in azione, però lo si vede in open beta per la prima volta. Ok, la partita sembra piuttosto semplice per il mio aeroplano, essendo solo livelli 4. In realtà sono gran parte aerei facili per me. Focke F57, BSH1, che è il premium di livello 3 dei russi d'attacco al suolo, il TSH3, TSH1. L'unico problema massimo saranno i 109B, però non troppo, l'abbiamo già visto. E il 110B dipende da come lo usa. Il 16 no, non è un problema in ogni caso. L'F2F non lo è, la rotante non lo è, l'F2A, boh, non so com'è perché non l'ho ancora provato, però non penso sia troppo problematico. Come ho già fatto per il tutorial, mi alzo, cerco di prendere quota, almeno un po' di quota, non troppa, non serve. Dipende cosa sei. Semplice, un povero ago, così si vede. Non sono riuscito a fare in un passaggio solo. Lo trascuro, tanto 25 punti vita non è tanto lontano. Sta andando verso la base, io non vado, non voglio rischiare. Come vedete salto da verso gli bersaglio per non perdere velocità. Prendo solo gli assist, non le uccisioni, però non ha importanza. Come vedete ho perso solamente 6 punti vita, in gran parte a causa di contraerea. Il che fa vedere che ho usato così il 110, no, troppo lontano per sparare. Ho usato così il 110B, è molto efficace. Wow. Però qualche uccisione la voglio anch'io. Solo assist. È andato a schiantare, mi sono preso la kill. Quindi ho due assist e un'uccisione e ho perso 6 punti vita. Quindi mediamente sono 2 punti vita per aeroplano danneggiato e o distrutto. Che è un rapporto abbastanza buono. Contando che sono stato sopra la base. Come vedete col 110B non ha tanta importanza uccidere o meno, alla fine conta fare tanti danni e ne ho fatti anche abbastanza perché ho ridotto di molto i punti vita di due aeroplani, vabbè erano solo livelli 2 però, cosa è rilevante. Due uccisioni. Quello è il mio fratellino. Che stanno per bersagli, quanto pare, sì. Che oggi ne ho visto uno arrabbiarsi perché non veniva coperto col 110B in una battaglia di livello 3-4-5, mi sa.
Fine. Così ha smesso di scorazzare tranquillo e felice. Quindi 3 uccisioni e 2 danneggiati. Avrei preso As, ma non importa. L'importante non è. Non sono le mie. Io sinceramente non me ne frega niente delle statistiche. Non sono importanti. Tanto verranno resettate prima o poi. Ok, l'ultimo è rimasto lì 16 dall'altra parte della mappa. Non penso di arrivarci in tempo. A meno che gli i 16. Sembra bravo perché ha 3 uccisioni, però non penso sia così bravo. Vabbè, contro un fuoco 57 anche. Anche mia sorella sarebbe capace. Forse riesco ancora a prenderlo, ass. Sì, preso As. Ok, non è fatto male prendere As. Allora, 5 distrutti, 3 danneggiati. Mica male. Vabbè, alcuni erano già danneggiati abbastanza. Però alla fine ha poca importanza. Ok, adesso, visto che il duo l'abbiamo visto, rivisto e stravisto, andrò sul P40, M100C, che è praticamente identico al P40 americano, l'unica differenza è il motore. E che sa che questo può portare dei razzi diversi. C'è gli RS82 invece dei razzi americani, che non mi ricordo il nome. Comunque è rilevante. Lo uso perché, essendo premium, ha il 50% in più di crediti, il che mi aiuta a. Appunto, a prendere i crediti necessari per potenziare gli altri. E un po' di esperienza, perché essendo considerato elite, posso convertire l'esperienza che uso in questo aeroplano e portarlo negli altri in cui mi servono. E per il momento, specialmente per il A5, perché lo voglio potenziare al massimo. La mimetica è perfetta per il posto. L'ho scelto anche coscientemente. Non so se abbia effetto la mimetica, però oddio. Sperare non nuoce. Allora, cerco di non andare troppo in alto perché comunque devo vedere dove sono i nemici. Lì c'è un aereo. Oh, qua vado prima contro i miei fratelli, che sono la minaccia più grande. Però scontro. Ci siamo uccisi a vicenda. Prima di colpire, prima di scontrarci. Vabbè, capita. Avendo potenza uguale, non penso che sia strano. Speravo, di solito la gente non è molto precisa. Speravo fosse anche questo caso, invece no. Precisa tanto quanto me. Quindi ci siamo ammazzati a vicenda. Vabbè. Adesso vediamo a che punto è la battaglia. Sembra no, oddio. Vantaggio a livello di aeroplani, ma in svantaggio a livello di superiorità. Perché, nel senso, hanno più aerei d'attacco solo dall'altra parte. Seguiamo, questo è 6M5. Ah, è lì. Sembra potenziato, sì. Un altro aeroplano che vorrei avere. Scusate, il mio telefono. Vabbè. Entrata a caso. Ah, tanto vale. Vabbè, si può uscire e andare a vedere la 5. Tanto questa partita sembra. Oddio. Qua è difficile vedere chi vince. Abbiamo più aerei noi, però loro hanno più. Oddio, più caccia non penso. Caccia ne abbiamo più o meno uguali. Abbiamo due pesanti. Però loro non c'entrano. Vabbè. Dovremmo farcela, spero.
Allora, adesso vediamo il A5. In azione, finalmente. Non è affatto male come aeroplano, molto agile, motore potente, boost da 20 secondi. I cannoncini iniziali non sono granché, sono però sono gli stessi che ha l'I16, quindi si sono già visti in azione. Ok, adesso oddio. 109 SF può essere un problema. P51A no. Il 410 dipende. L'F4U non dovrebbe. 109 non dovrebbe. P40 non ne so. Sinceramente, il 210 no, l'F4F forse, l'F2A no, in ogni caso, e la 6M1 no. Dal momento che la quota ottimale per questo aeroplano è molto alta, cerco di volare il più alto possibile. Mi sa che mi fermerò a 1700, così conservo un po' di boost. E riprendo velocità abbastanza velocemente. Contando che è completamente stock, non voglio correre rischi. Allora, sono l'unico in centro, a parte... Dov'è? Boh. Non vedo il mio... Ah, è un pesante. Perfetto. Però non è sufficiente. Adesso vedrò di fare un po' di... vite discendente. Che cavolo è sta... Oddio, kamikaze. Vabbè. Non l'avevo proprio visto. Vabbè. Cose che capitano alla fine sono i rischi del gioco. Mi dispiace non avervi fatto vedere l'aereo come si deve, però oddio. Non posso prevedere kamikaze in arrivo. Questa mi sa che è persa. Come vedete, i kamikaze sono molti. E quelli che la gente che si arrabbia è altrettanta. Vabbè. Vediamo. Oddio. Sta sparando una nave che non è neanche un bersaglio. Mamma mia. Vabbè. Lasciamo perdere. Vabbè, vediamo il 400. Questo sembra avere i 30 mm. Ah, neanche ucciso uno. Però non sta... Ah no. Aveva fatto surriscaldare i cannoncini. Sì, sono surriscaldati. Spero un po' a caso. Però, oddio, troppo a caso no. Qua è teso. È un po' alla pari. Se questo 410 sopravvive a sufficienza, si può vincere. Perché quel 410 non può sopravvivere a lungo. Non so che aereo abbia alle spalle. Non lo vedo. Ah, e questo 109. Malconcio, però dovrebbe sopravvivere. Forse. No, non è sopravvissuto. Questo 410 invece dovrebbe sopravvivere. Ma non lasciamo. Se guardiamo. Questo sarebbe, vabbè, qua sicuramente vince, da come sto usando quel 109F sicuramente vince questo A7M, nonostante sia danneggiato, perché non...
Quell'F non sta sfruttando il motore, il fatto che sia un boom and zoom, mentre la 7M un turn and burn sta facendo quello che è meglio per lui, non ciò che è meglio per il 109F. In questo caso, se ne è seguito una 7M, specialmente se danneggiato, fate una candela e la 7M ha il tempo solamente di alzare il muso che stalla. Se arriva poi il 410 finisce il lavoro, forse. No, non ha finito il lavoro, però poco ci mancava. Non ha troppo una buona mira, no, però abbastanza. Non ho fatto granché, vabbè, mi sono scontrato subito, neanche sparato un colpo. Vabbè. Dopo questa partita in cui ho fatto solo... abbiamo perso l'altra parte. Ci speravo di vincere, ma... Vabbè, non importa. Dopo questa partita in cui ho solamente assistito, niente, fatto niente di che, mi dispiace perché avrei preferito farvi vedere la 5 in azione. Non importa, si spera in domani. Vi lascio e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!